Super prestigio, oppure super prestigio, come dicono in Spagna. Sono stato al super prestigio, una manifestazione pazzesca, off season, quindi fuori stagione, fuori dal campionato di flat track organizzata all'americana, e ho capito, ho avuto conferma di qualcosa, che sapevo già, che adesso vi racconto. Innanzitutto devo dire che la manifestazione è stata organizzata benissimo, posto bellissimo, organizzazione perfetta, minutaggio impeccabile. Tutto al suo posto, tutto divertente, tutto una macchina ben oliata. E vi dico perché faccio questo video, perché ho capito qual è il nostro problema. Intanto quello che gli americani hanno capito dello sport è che la performance è solo uno degli aspetti. Persino quando c'è il cronometro, come nel motociclismo, quest'ultimo va in secondo piano. Se tutti fanno lo stesso gioco, non importa quanto veloce si gira, ma quanto poca sia la differenza fra chi vince e chi no. Soprattutto conta per gli americani il sogno americano, quello in cui gli ultimi possono piazzare il colpaccio, seppur non definitivo, non duraturo, non concreto, ma possono avere una volta tanto, per un momento, il loro istante di gloria, ad entrare negli highlights. Gli highlights, la visibilità, portano attenzione, portano sponsor e portano quella tranquillità che fa crescere anche sportivamente. La luce per due piloti, come accade negli sport occidentali, europei, di impostazione europea, no? E il buio per tutto il resto della compagnia non aiuta nessuno, nemmeno quelli più forti. Capito questo? Dal punto di vista di chi corre, il gioco è fatto. Il livello, se il confronto è reale e leale, poi sale da solo con il tempo in maniera automatica. C'è poi l'altra parte dello show, la parte di chi lo spettacolo lo va a vedere. Chi conosce la velocità e le gare all'europea sa che non c'è niente di peggio di una gara che va storta dal punto di vista dello spettacolo. Zero pause, zero attenzione, cioè zero pause e attenzione alta anche per 30 minuti sono un prezzo troppo alto per un addetto ai lavori. Figuriamoci per chi addetto ai lavori non è. E se vuoi interessare il pubblico più vasto, lo devi incuriosire, lo devi tenere sveglio, lo devi tenere alta la sua attenzione. Cosa hanno di tecnico le gag di Valentino? Nulla, però funzionano perché diversificano, staccano, attirano il pubblico non tecnico. Insomma, nello sport americano, se ci fate caso, dal baseball al football, anche il basket, che è diviso in quarti, il tempo birra, hot dog, questo gadget è pari, se non superiore, al tempo di gara. Così l'attenzione è sempre alta. Se una manche è spettacolare, finisce presto e lascia acceso il desiderio di gara. Se è brutta, finisce presto e una nuova manche lava via la gara cattiva. Un'altra cosa importante sono i protagonisti, devono essere toccabili, avvicinabili. Il box e il contorno del super prestigio è stato pazzesco. Fra una manche e l'altra potevi fare un salto nel box se volevi, e c'è una cosa che i fan di tutti i generi hanno in comune: la possibilità di dire, fare, baciare, autografo, ricordino. Io stesso non ho resistito all'autografo di Jared Mace, Brad Baker e Mar Marquez, che sono i vincitori morali della manifestazione. Senza questa esperienza, l'esperienza non è mai avvenuta. Senza il ricordino, senza l'accadimento tangibile che tu sei stato ad un evento. Il tutto deve accadere senza barriere, senza sforzo, senza difficoltà, senza paranoie, esattamente il contrario di quello che la MotoGP ha cercato di copiare dalla esclusivissima Formula 1. Non hanno capito un cazzo. La Superbike, nata invece con Formula Americana, che aveva la pitwalk e i piloti che passeggiavano nel paddock, è stata snaturata e non è più quella di prima. E un'altra cosa che la gente vuole vedere è piloti felici di vincere, ma anche piloti non troppo dispiaciuti di perdere, con una sportività più genuina, gente che non litiga, che accetta il risultato, che non rosica. Il clima deve essere rilassato. Se il clima è rilassato, i protagonisti sono rilassati, i
Il pubblico è rilassato, cosa che ormai da noi non succede più. La stampa si serve di alcune tensioni, generandole, sfruttandole per tenere alta l'attenzione. L'attenzione e la polemica sono due cose diverse. La tensione è nata dal risultato che può accadere, non dalle vicende personali che possono capitare fra due persone. L'agonismo deve esserci solo in campo, non deve essere un qualcosa che si protrae a livello polemico per tutto il resto della settimana. L'animazione e il contorno poi sono importanti, nel Super Prestigio è stato così. Le gare minori non devono essere né un semplice riempitivo, né una cosa da buttare dentro in modalità scomoda, orari scomodi e tutto il resto. Le categorie minori di oggi sono le top class di domani. Il vivaio è importante e noi abbiamo visto nel flat track del Super Prestigio bambini che andavano dagli 8 agli 11 anni correre e derapare in maniera interessante. Questi hanno gli highlight dei grandi e sono i grandi di domani. Il vivaio è importante, non serve solo a portare sul lastrico i genitori. L'idea di poter fare con poco e con mezzi arrivabili il gioco che fanno anche gli altri aiuta a crescere. Nel motorismo europeo questa cosa è morta da un pezzo. Costi troppo alti significa che il motorismo è uno sport che in ogni categoria schiera 2, 3, 4 forti e altri 20 comprimari miliardari senza nessuna possibilità che pagano il giocattolo. E questo capita anche nelle top class. Vedere la Superbike, quanti sono i paganti, quelli che fanno sacrifici senza possibilità di fare nulla e quanti sono quelli che vincono davvero. Uno sport motoristico deve essere fatto di un aspetto tecnico per i competenti, di elementi comprensibili per gli appassionati meno evoluti e poi anche dello spettacolo, quello veramente alla portata di tutti, dallo sbandieratore dell'AMA che ha fatto il suo mini show prima della finalissima. Anche chi non è lì per quello, ma per accompagnare qualcuno, deve avere il suo momento di interesse. Gli elementi che compongono lo spettacolo devono essere contenuti genuini, non messe in scena. I contenuti genuini insegnano alla gente ad amare uno sport e tutto il contorno. Le messe in scena chiudono i battenti quando l'interesse svanisce. Chi ha vinto il Super Prestigio? Il Super Prestigio lo ha vinto Marc Márquez, il più veloce fra tutti i piloti da pista. Chi ha vinto la finalissima? Ossia fra i piloti da pista e i piloti dell'off-road, Brad Baker, campione americano dell'anno scorso, tornato da un infortunio. Chi ha vinto la finale della categoria Open? Sempre Brad Baker. Ottimamente si è comportato anche Jared Mees, anche molti piloti della velocità. Gli unici due italiani, Pasini e Cecchini, avrebbero potuto fare meglio. Quanto costa fare una cosa così? Tantissimo, per come è stata organizzata. Molto bene. Farla più spesso, però magari in off-season, come una miniserie, potrebbe costare paradossalmente proporzionalmente meno e non ci sarebbe bisogno di inventarsi polemiche del cazzo fra una fine campionato e un altro per tenere la gente interessata. Ci sarebbe un evento vero come questo, ma la cosa più bella è che lo spettacolo che abbiamo visto ieri a Barcellona, per chi ha avuto la possibilità di andare o in televisione, anzi no, in televisione no, poi ne parliamo a parte. Era tutto vero, niente trucchi, niente artifici, niente dotazioni particolari per privilegiati particolari. Insomma, la faccenda sta in piedi da sola, funziona ed è bene organizzata. Direte voi, è una gara su un ovale di sabbia dura, girano in cerchio, direte voi che cazzo ci vuole? E invece questi ci danno una pista a tutti. Per quanto riguarda il discorso televisivo italiano, l'anno scorso è stata trasmessa. Quest'anno, evidentemente, con Marquez favorito, l'idea di far sembrare un vincente la persona che praticamente è il male assoluto deve aver fatto passare la voglia a Sky, che si è totalmente disinteressata della cosa. Gli italiani l'hanno potuta vedere su YouTube, mentre su Sky continuano ad andare in onda le repliche delle quattro gare vinte da Valentino, mentre quelle del 2007 agli ultimi anni, dove non si vinceva, quelle di quelle gare lì, le gare della Ducati, di Valentino su Ducati. Non, stranamente non vengono trasmesse. È stata trasmessa quella sordida messa in scena squallida che era il rally di Monza, perché c'era da compiacere qualcuno, ma una gara come il Super Prestigio, che magari che prodotta da Dorna e alla quale probabilmente Sky avrebbe potuto avere accesso con poche risorse aggiuntive, non è stata trasmessa. Anche questo la dice lunga
lunga sul tipo di informazione che abbiamo in Italia. La stampa italiana è più interessata a creare polemiche pro domo sua che a far vedere il motociclismo e come si allenano e come si divertono i campioni durante la off season, altrimenti è chiaro che il pubblico potrebbe capire che le cose che vengono raccontate non sono esattamente quelle che succedono. Super Prestigio, fantastico. Vi consiglio di cercare il video su YouTube e di guardarvelo, di guardare come anche i piloti professionisti che vi hanno sembrato sembrare tanto stronzi, seriosi e psicopatici si sappiano divertire senza paranoie. Purtroppo per la stampa e l'informazione non è la stessa cosa.